Ciao amici, benvenuti a Cucina con Mauro. Oggi vedremo come preparare il cavolo romano. Vediamo assieme gli ingredienti: un cavolo romano, dell'olio e del sale. Andiamo alla preparazione. Andiamo a pulire il cavolo, andiamo a togliere le foglie. E la parte questa qua che è molto dura. E poi togliamo tutte le cime. Se poi sono troppo grosse, le tagliamo ancora. Ecco qua, una bella cima. Prima di andare a cucinare, diamo una lavata. Tipo questo, togliamo metà dopo. Ecco qua, la parte più dura è rimasta questa qua. Adesso andiamo a lavarli, poi andiamo a cuocerli. Io li cuocio a vapore e penso più o meno il tempo di cottura, 15 minuti ci vorranno. Nel frattempo abbiamo messo sull'acqua a scaldare con del sale. Adesso mettiamo il nostro cavolo romano dentro in vaporiera. Mettiamo dentro il cavolo romano nel contenitore della vaporiera. Poi questa preparazione la useremo per altre due ricette che usciranno più avanti sul canale. Ok, aspettiamo che scalda e dopo la mettiamo dentro. Ecco che l'acqua ha preso il bollore. Mettiamo il cavolo romano. Allora, il tempo di cottura sono circa 15 minuti. Dopo ovviamente a 15 minuti andiamo a controllare se sono cotti, cioè andiamo avanti a cottura. A dopo. Ok, siamo a 13 minuti, andiamo a controllare se sono cotti. Ancora una mattina. Comunque il tempo di cottura 15 minuti. Ecco che sono arrivati 15 minuti, i nostri cavoli, il cavolo romano è cotto. Ne facciamo con la forchetta, perfetto, si rompono, sono anche fin troppo cotti. Andiamo a provare l'assaggio.
con il nostro cavolo, ecco qua. Probabilmente si può condire con un po' di sale, un po' di olio e si può mangiare così, come volete. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like se vi piace il video e andiamo a assaggiarlo. Sono buono, fatelo!